Il nuovo sito del Consiglio regionale ha cambiato veste, indossandone una ancora più innovativa. Integrazione tra notizie e social network, linguaggio meno burocratico, rassegna stampa web per tutti, usabilità e design essenziale, spazio per la partecipazione civica, sono le principali novità presentate nella giornata inaugurale del Salone Internazionale del Libro. Ne hanno parlato il direttore della comunicazione istituzionale Domenico Tomatis, la dirigente dei sistemi informativi Elena Fenoglio, il program manager web CSI Stefano Moro, il responsabile commerciale di Mediagraph Diego Carbonara e il coordinatore Open Government del Consiglio Fabio Malagnino. Abbiamo riprogettato completamente il sito del Consiglio regionale del Piemonte, abbiamo rivisto l'architettura dell'informazione, abbiamo cercato di parlare un linguaggio molto più vicino al cittadino, di non usare sigle, elementi più burocratici e di avvicinarci di più al cittadino, anche facendo convergere sul sito istituzionale i media civici e quindi i servizi al cittadino. Il nuovo sito del Consiglio regionale è completamente responsive, anzi potremmo dire mobile first, quindi è fruibile comodamente da tutti i dispositivi mobile oltre che dal desktop, è accessibile, è usabile, e siamo venuti incontro anche alle nuove esigenze dell'innovazione con condivisioni sui social network naturalmente, ma anche in particolare su WhatsApp dai dispositivi mobile, e abbiamo messo in home page dei widget in tempo reale molto interessanti come quello della diretta video, del live tweet e delle notizie in diretta dall'ANSA. Abbiamo avviato con il Consiglio regionale del Piemonte la digitalizzazione della rivista Notizie. È stato un percorso dovuto, credo, nell'evoluzione e nella trasformazione della diffusione dei media. Trasformare una rivista dalla carta al digitale significa dare contenuti aggiuntivi che possono essere sfruttati dal lettore per tutte le necessità e al tempo stesso all'editore, che in questo caso è il Consiglio regionale della Regione Piemonte, la possibilità di introdurre video, link, contenuti aggiuntivi, come dicevamo prima, che possano essere arricchenti, che possano essere maggiormente completi e completanti i contenuti già presenti all'interno della rivista stessa. La rivista viene poi diffusa attraverso le maggiori piattaforme di diffusione delle stesse, quindi attraverso l'Apple Store piuttosto che Google Play.